fanno delle trasmissioni registrate, fanno telefonare la moglie, zii, fratelli, quindi benissimo potete pensare che questa sia magari mia cugina, per fare bella figura, non me ne frega, cioè io dico precisare che poi un giorno testimonierà davanti ai giornalisti di tutto il mondo, sia lei che gli altri, perché ci tengo a far sapere queste cose, perché la guarigione è unica e poi per questo tipo di guarigione devo ringraziare anche la vostra presenza, giustamente perché con la vostra preghiera facciamo in modo di aiutare gli altri, è chiaro? Quindi le vostre testimonianze che voi lascerete, perché voi non so, in questi giorni se avete avuto modo di leggere il giornale il mattino, siccome da un bel po' che sto su tutti i giornali che parlano di me, comunque ieri un'altra batosta da parte dei signor vescovi, preti, che mi stanno attaccando veramente con tanta tanta grinta, mi stanno attaccando, non so cosa vogliono, ma probabilmente, eppure io dico che voi dovete andare a pregare nella vostra chiesa, nel vostro paese, questo vuol dire avere fede, vuol dire dare una mano al popolo, dare una mano alla fede, che oggi manca la fede, no? Invece per ringraziarmi, i signori preti, i signori vescovi che fanno, mi attaccano tramite stampa, chiaro? E fa poi, alcuni preti vengono da me per far tornare le loro amanti. Questo lo posso testimoniare, ma questo non è che lo sto a dire per parlare male di preti, io parlo sempre bene di preti e parlerò sempre bene dei preti, però se mi attaccano vuol dire che facciamo guerra, vuol dire che del santone di Avella non hanno capito niente, e allora non sono io il più fuoriagenda, ma sono loro, chiaro? Perché probabilmente i preti nelle chiese non stanno facendo niente, chiaro? Quindi quello che truffo non sono io ma sono i preti. Perché io sinceramente parlando dico andate in chiesa a pregare nella chiesa del vostro paese perché la fede manca. Lo dico ma non lo faccio. Perché se i preti vengono da me per far tornare i loro amanti, figurate se posso andare a messa a sentire i preti quello che dicono. Quindi io vado in chiesa per sentire la messa, sì. Per predicare per me stesso perché credo in Gesù Cristo, ma non credo nei preti. E loro mi attaccano. Allora io con questo discorso vi lascio capire, vi lascio immaginare chi è il Santo di Avella e andate sempre a pregare nella vostra chiesa. Questo rito di guarigione. Allora, togliete un po'. Allora, gentilmente dovete pregare tutti insieme, però dobbiamo pregare con una preghiera che ci abbiamo noi. Andrea, gentilmente dammi un pochettino queste preghiere, distribuiscile un pochettino fra i signori. La Madonna dei desideri non è che è un'altra Madonna, la Madonna è unica, è una. Quindi la Madonna Immacolata, Concezione Immacolata, cioè, la Madonna è unica, quindi non è che questa è un'altra Madonna, è sempre la stessa, unica, che io chiamo la Madonna dei desideri perché così mi è apparsa nei miei sogni, chiaro? Quindi voi non dovete credere, diciamo, quello che vi dico io, come impostazione, no, assolutamente, dovete credere quello che è la fede unica. Quindi io vi chiedo una volta al mese di venire a pregare da me, sempre la stessa preghiera, va bene? Potete incominciare. O principe delle mie celeste, San Michele Arcangelo, di tutte le contro i vettori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti maligni, benedire l'aiuto degli uomini, che Dio creò immortali, formò la battaglia del Signore, come già combattesse contro il capo dei superbi Lucifero e gli apostoli e gli angeli, i quali furono impotenti a resistervi, ma per essi voi più nuovi in cielo. E quell'angelo di pene trasformato in angelo delle tenebre, che strisce ancora sulla terra per la nostra rovina, fu precipitato negli abissi con i suoi seguaci. Ma ecco che quel primo ed omicida ha ripreso baldanza, trasfigurandosi in angelo della luce, girato con tutta la turba dei malvagi spiriti, ad invadere la terra affinché accennarvi il nome di Dio e Gesù Cristo. Di rubare, uccidere, mandare in estrema perdizione le anime destinate.
sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Con te, benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Con te, benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Sia piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Un'Ave Maria per tutte le foto che stanno qui presenti, per le vostre fotografie che portate giorno per giorno, va bene? Allora, Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Benissimo, allora adesso faremo il rito della liberazione di dolori. E per le persone che pensano di avere un malocchio, comunque sia negatività, con questo rito possono effettivamente guarire. Allora, mettetevi in modo dovuto, come si deve. Allora, che le persone là fuori sono pregate di entrare, componetevi. Ci siamo? Allora, questo rito particolare bisogna fare con fede, quindi dovete seguire attentamente tutto quello che io vi dirò per avere efficace guarigione, va bene? Allora, io conterò fino a 5, voi tutti chiudete gli occhi al numero 5, va bene? 1, 2, 3, 4, 5. Chiudete tutti quanti gli occhi, ben chiusi, non pensate niente, e appoggiate, portate la mano destra al posto da guarire, dove vi fa male, chiaro, no? Ripeto, bisogna farlo con molta fede questa cosa, Con gli occhi chiusi non bisogna mai aprire gli occhi. Con gli occhi chiusi bisogna appoggiare la mano destra al posto che fa male. Va
bene? Ora immaginate il mare. Dovete immaginare il mare? Ora dovete immaginare una montagna, sempre con gli occhi chiusi. Ora immaginate il cielo. Ora dovete immaginare un lungo prato verde. Da adesso in poi, immaginate la mia mano al posto da guarire. Ecco, è la mia mano che porterà via il vostro dolore. Avvertirete un calore al posto da guarire. Vedete che avvertirete un calore sempre più forte, o un formicolio. Sono i fluidi benefici che porteranno via la vostra malattia. Quindi vi daranno guarigione. Avvertirete sempre di più il calore. Voi avete caldo, quindi il caldo che guarirà la vostra malattia. Sempre di più caldo. Il calore aumenta. Ora, alcuni di voi gira la testa, è normale perché vi siete liberati, scaricati. E avvertite ancora quel calore che prima avevate. Fatevi la croce per 3 volte. Ora una volta gentilmente passato qua vicino a me e testimonierete cosa avete avvertito in questo momento e se vi ha fatto bene questo momento. Va bene? Iniziamo dalla signora. Allora signora, lei cosa ha avvertito? Prego, non si emozioni. Allora il ginocchio e la testa, come ti senti adesso? Benissimo, vogliamo alzare un pochettino il volume del microfono. A un certo punto, guardi, sto ancora sudando e tremando. È un calore immenso, guardi, una cosa veramente eccezionale. È entrato tutto dentro di me. Sono sicura che qualcosa di buono verrà fuori. Grazie signora. Lei ha sentito qualcosa? Non ho sentito il mio caldo, sono paravogliosi. Non riesco a parlare. Anche io sto dire un po' la paura, un po' la consapevolezza che mi sento tutto il corpo. Come ti sente? Bene. Anche io sento che ho molto paura. Adesso siamo ancora addosso. Sei meglio? Sì. E sono un po' meglio per tutta la persona e un calore. Benissimo. Ho sentito un calore che mi prodevano le mani. E ho un calore ancora addosso. Ho sentito la memoria passando a me la regia. Qualcun altro vuole testimoniare? Ho sentito il calore e la vibrazione della testa. Qualcun altro? Ho sentito molto leggera alla testa. Però volevo dire, no, tanto che un formicolino ce l'ho da un mese. Si toglie lo stesso. Perché non è un dolore. Io ho sentito il dolore al braccio e adesso mi sento che vivo nella speranza. Come se, cosa ha sentito lei? Un calore man mano che si può dire. Benissimo, c'è qualcun altro che vuole lasciare qualche testimonianza? Ho sentito molto un dolore e come si sente? Benissimo. La mano perché era proprio la mano destra. Mi dispiace con lei comunque. Mi dispiace con lei. C'è qualcun altro? Io mi sento molto stanca e adesso mi sento abbastanza fresca. Sono molto dolore qui. Grazie a lei. Prego signora. C'è qualcun altro che vuole lasciare la testimonianza? Va bene, comunque non penso, comunque l'importante è che è stato efficace. Ora gentilmente ognuno di voi
chi non ha lasciato il nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, lo faccia. Allora, questo qua è un servizio di informazione. A che cosa serve questa trasmissione? A persone che soffrono in qualche modo con tantissimi problemi e magari vorrebbero un aiuto non sapendo a chi rivolgersi, voi lo potete fare finalmente da questo momento in poi, segnandovi questi numeri che vedete sovraimpresso, perché sono numeri miei, del mio ufficio e del mio telefonino personalizzato. Quindi tutti quelli che vorrebbero contattarmi da vicino per solo appuntamenti, io non faccio cartomanzia su questa linea, perché cartomanzia la faccio sul 166, questo numero serve esclusivamente per appuntamenti da vicino. Mi devo collegare con Napoli, anzi con Santa Maria a Vico, vicino a Caserta, con il nostro Geo Nocchetti, che ha avvicinato in diretta il santone di Avella. Vediamo un po' di chi si tratta. Sì, buonasera Michele, buonasera amici della Vita in Diretta. Hai detto bene, il santone di Avella. Qualche anno fa era molto popolare nelle TV private. Per la verità, io non lo offendo se dico, no Cleo, innanzitutto il saluto. Che le stelle siano con voi. Che le stelle siano anche con Michele. Michele, io per la verità, Cleo, lo guardavo sempre come uno spettacolo di cabaret straordinario, perché insomma è un... riusciva a tenere l'attenzione. Si dice dalle mie parti, lo dico in napoletano simpaticamente. Io traduco, o mast svirare tu bancarill. Che cosa? Sì, il maestro si vede dietro la scrivania. Ah, ecco. Grazie. Bravo. Ecco, devi sapere che lui era specializzato in una vicenda di pezzi, poi facciamo vedere. Sì. Facciamo subito invece vedere questa cosa. Sì, se pago le tasse è anche giusto che io prendo pagato. Ah, ecco, no? Lei quello che diceva prima. Se sono un ciarlatano sono stato autorizzato a essere ciarlatano. No. Aspetta, perché no, così, io sto seguendo. Scusa, lei voleva sapere se rilascia? No, se rilasciano, perché parlava di tasse, se rilasciano ricevuta. Sul pagamento dei servizi che danno. Secondo me sono stato l'unico mago, diciamo così, che ha pagato più tasse di tutti. Fa parte del 3%, del 100%, 97%. Gli archivi che parlano. Quindi la magia, diciamo. No, lì la magia la fanno loro, mica io. Senta, Michele, devi sapere, è un mago particolare, diciamo. E vedi, secondo me si sta a fare un po' di confusione, nel senso che il discorso di Vanna Marchi, che l'hanno attribuita ai maghi, che è una maga, che poi non è stata mai maga, anzi ha venduto ciò che noi abbiamo portato avanti e portiamo avanti, ha venduto la magia, cioè praticamente non si può dire Vanna Marchi, il discorso Vanna Marchi o il santone di Avella oppure Otelmo oppure gli altri, no, perché Vanna Marchi non è stata mai maga, assolutamente, e quindi come è possibile paragonarla al nostro operato? L'energia negativa su una fettina di carne poi va sotterrata, praticamente come marcisce la carne marcisce l'energia che è cattiva che è addosso alla persona. È un... Alle persone, ma perché dobbiamo per forza scomodare concetti vedi, che allora... nemmeno voi poi sapete sostenere da un punto di vista scientifico? Ma chi lo dice questo? No, io parlo di me personalmente, metto a disposizione le mie energie per far stare bene gli altri a livello fisico. Intanto fatto stare bene livello... tutta Ita 77, la nostra truppo, Michele, ha dato numeri dell'otto, poi vi faremo sapere. Sono... Aspetta, scusa Geo, sentiamo la fede al consumatori. A questo punto è la prima volta che mi succede, sono totalmente d'accordo col mago, è un ciarlatano. Però è espressamente vietato per legge fare i ciarlatani in Italia. Non ho capito, sono... L'ha detto lei prima.
Io sono un ciarlatano. Io ho detto io sono un ciarlatano. Io sono d'accordo. No. L'ha detto all'inizio, tant'è vero che ho detto guardi, stia attento detto così, a fare affermazioni del genere, perché espressamente... Sono parole pesanti, insomma, ecco. Esattamente, non ho detto, sono un ciarlatano. Quindi, siccome lei ha riconosciuto questo, io effettivamente sono d'accordo con lei, insomma. Senta, chiedo scusa, lei è lì a fare il suo dovere, giustamente, di... Difensore dei di consumatori, cioè... la sua teoria. Difensore dei consumatori. Difensore, sì, difensore dei consumatori, per carità. E su questo siamo veramente d'accordo, però voglio dire, o si crede nella magia, esistiamo tutti, o se no, insomma, che lo Stato faccia qualcosa, caccia una legge che praticamente dice voi maghi non dovete uscire più in televisione, perché guardi che ne siamo tantissimi e operiamo nelle emittenti televisive, io personalmente, cioè io no, faccio il testimone televisivo. Quindi... E anche su questo sono d'accordo con il mago. Oltre alle leggi che ci sono e sarebbero già sufficienti, se vogliamo far fare delle leggi ancora più cogenti, io sono d'accordo. Cioè, più repressive, più severe, perché le leggi ci sarebbero già, basterebbe intervenire con maggiore decisione. Però sono anche su questo punto d'accordo. Ecco, visto. Se noi convincessimo il governo, il Parlamento, a fare delle leggi più cogenti, più repressive, ebbene io sono perfettamente grazie d'accordo. Grazie a Santone di Avella, al nostro Gianni Rocchetti, però facciamo, il problema... Mi fai dire che sono Geo. D'accordo, leggi cogenti, però insomma il buonsenso e l'intelligenza non bisogna averle per legge. Signori telespettatori, usate la testa e non ci sarà bisogno di leggi più cogenti, come dice il difensore della fede del consumatore. Grazie Geo, grazie a Santone di Avella. È un insegnante di danza, Beatrice deve fare una scelta... Ma viene, come dire, consigliata e anche osteggiata da un papà che ha una professione molto particolare, vero Beatrice? Buonasera, ciao Alda. Ciao Beatrice. Sì. Allora, che succede? Niente, la scelta è questa qua, che mio padre, qualsiasi persona che porto a casa, non gli va bene mai niente. Vabbè, che non gli va bene mai niente, molto spesso, quasi tutti i papà sono così, ma... Perché non gli va bene mai niente? Da che cosa è supportato? Perché lui non dà consigli più che altro da padre, ma da cartomante, perché lui è un mago. Precisare, io voglio che tu non devi parlare, all'ultimo mi dirai se è tutto vero o sono bugie quello che ti ho raccontato, va bene? Allora, io non ti chiedo nemmeno la data perché avverto attraverso il tuo corpo delle vibrazioni che io vado subito a sprigionare e a leggere per te, va bene? Allora, anzitutto stai attraversando un periodo un pochettino confuso, mi riferisco a livello a carattere sentimentale, un po' di confusione in te perché questo periodo è un po' negativo per te, ma mi riferisco a livello psicologico perché tu hai avuto un'esperienza precedente dove ti sei sentito molto male, dove per un momento non hai creduto più nell'amore, dove ti sei un pochettino preoccupato per il prossimo futuro sentimentale. In famiglia hai avuto degli impatti un pochettino, direi un pochettino complicato in famiglia, perché sei stato un pochettino, diciamo, assalito da quel che è la famiglia per dei consigli che tu non hai avuto mai accettare, perché sei un tipo un pochettino, come si dice a Napoli, capatosta. Come segno particolare, al di là dei tatuaggi che ce l'hai, tanti, lasciamo perdere, io parlo segni particolari di origine natura, eh? Origine natura vuol dire che mamma natura ha creato con quel segno, ed ecco, io ti dico che lato destro della tua spalla, più o meno questo lato, questa è la zona, c'è un segno che mamma natura ti ha creato e sarebbe un, come un neo, come un porro, un qualcosa del genere. Puoi anche spogliarti, farlo vedere al pubblico perché sono sicuro di quel che dico. Puoi parlare, mi dire se è tutto vero o sono bugia. Diciamo, sincero, però, voglio sincerità. È vero, a parte che... No, devi dire solo, sì, sì. Non specificare cosa. L'amore, quello che ti ho detto, diciamo, è vero o sono bugia? Sì. È tutto vero? E il neo non lo so perché di dietro adesso lo vediamo, non controlliamo, controlliamo qual è il problema, lo guardiamo, girati tanto, ecco qui. Ah no, non c'è bisogno di toglierti tutto, non c'è niente, ma non c'è, beh vabbè, l'abbiamo... no è un neo questo, scusa, lato destro. No, io ho specificato il posto, ho fatto segno con la mano, ho specificato sì, il posto. È una cosa infinita. Vabbè, non vogliamo crederci al segno, i fatti che ti ho detto corrispondono sono bugie. Una bugia è praticamente... Che...
il fatto dell'amore è vero, solo che ho avuto un problema familiare, no, per io come so, e il familiare perché c'è un po' di disagio. No, non vogliamo sapere per quale motivo, ti ho detto, i problemi che ti ho detto corrispondono a verità o bugie? Ci ha preso sul 90%, Mago. Oh, scusate se è poco, Scusate se è poco. Nato, la sua dolcezza, tante di quelle cose. Da quanto tempo vi conoscete? Su per giù.